equiparare i familiari delle vittime delle calamità. È l'obiettivo della proposta di legge presentata da Stefania Pezzopane e altri deputati, illustrata sia all'Aquila che a Roma alla Camera in un secondo momento. Sostanzialmente si chiede un riconoscimento a favore dei familiari delle persone vittime del terremoto del 6 aprile e dei terremoti che hanno colpito poi Amatrice, ad esempio, quindi Lazio, le Marche e l'Umbria nel 2016. L'intervento prevede un massimo di 20 milioni di euro per il 2019. Con un decreto sarà il Presidente del Consiglio ad individuare, sentiti i sindaci dei comuni di residenza delle vittime, i familiari aventi diritto, determinando anche la somma spettante. Per ciascuna vittima sarà attribuita ai familiari una somma complessiva non inferiore ai 200.000 euro, tenendo conto anche dello stato effettivo di necessità. Riprendono altre proposte che già avevo presentato, in particolare la legge organica sul terremoto, e soprattutto riprende gli emendamenti che in questi mesi ho presentato, finalizzati a dare a tutte le famiglie delle vittime dei diversi terremoti accaduti in Abruzzo una sorta di incentivo risarcimento, un aiuto, e nonché una agevolazione per i familiari e per l'accesso al lavoro. Ora, questo disegno di legge è particolarmente attuale e quindi l'ho depositato ed ora sta iniziando il suo iter, perché nel decreto semplificazione arrivato in queste ore alla Camera c'è un passaggio importante. Il governo ha acquisito quello che è in questo disegno di legge per Rigopiano e io ne sono molto felice, ovviamente. E ora però quello che c'è per Rigopiano va assolutamente previsto anche per le vittime del terremoto del 2009 e per le vittime del terremoto 2016 di Amatrice. Peraltro l'emendamento approvato nel decreto semplificazione prevede esattamente alcune ipotesi che erano nel mio disegno di legge e che non erano nell'emendamento originario. Il salto da fare è equiparare tutte le vittime e non creare all'interno delle vittime di terremoti delle differenze.